Gae andava in cucina e faceva una spremuta d'arancia per tutte e due. Si era comprato quell'attrezzo, quello spremiagrumi professionale che ingombrava troppo in quella cucina piccola. Ma tutte le cose di lui ingombravano troppo. Comprava cose sempre un po' più grandi, un po' più care del necessario. Aveva quell'abitudine a risolvere le questioni una volta per tutte, di clienti ideali, di commessi mitomani e disperati come lui. Spremeva un chilo d'arancia. Bevi in 10 secondi perché dopo 15 secondi l'effetto vitaminico va a puttane, tanto vale bere il Sant'Anna. Tutto così, da Guinness dei primari. Beveva e la guardava bere. Dai, di la verità, ti senti meglio. La cucina era piena di mezze arance svuotate, lei guardava quel casino, quella stanchezza. 10 anni prima ci avrebbero fatto l'amore in mezzo a quel cimitero d'arance, lei avrebbe riso e poi sussultato con quei respiri alti e totali dove il petto agonizzava e pigliava l'arto migliore, quello per cui valeva la pena aver imparato, appena nata, a respirare. Luciana e Francesco! Buonasera. Buonasera. Questo non è il primo gruppo di autoaiuto che frequentiamo. Ci hanno detto che malgrado mia moglie abbia dei problemi, abbia perso il senso delle cose che fa, possiamo ancora essere felici. Basta ricordare l'ultima volta che siamo stati più o meno felici. Secondo me risale per entrambi all'inizio del nostro ricco rapporto. Sì, perché all'inizio del nostro ricco rapporto io avevo fatto una torta di mele e l'avevo messa nel forno e si era bruciata tutta. Si era bruciata così tanto che si era bruciato anche tutto il forno e tutta la cucina. E allora pensavo che tu ti saresti arrabbiato tantissimo e invece sei venuto e mi hai abbracciato. Sei stata molto felice quella volta? Sul momento no. Però poi, un'altra volta, ho fatto una seconda torta di mele, l'ho messa nel forno e si è bruciato tutta la torta, tutto il forno e tutta la cucina. E quella volta lui si è arrabbiato da morire. Era la seconda cucina che cambiavamo. E allora io ho pensato che avrei dovuto essere felice la prima volta, quando ti eri arrabbiato. Però non potevo più tornare indietro ed essere felice. Così volevo tagliarmi tutte le vene e buttarmi nel po'. Se la torta la facevi bene quella volta, ora saremmo felici. Non è colpa mia. Io faccio tutto giusto. È colpa del forno. La vicina, Luisa, fa un'ottima torta. E che forno ha? Lo stesso tuo, Luciano. Lo stesso tuo. Di base, tutti abbiamo lo stesso forno. C'è chi lo sa usare bene e chi lo sa usare male. Disperati dal nostro rapporto in usura, abbiamo deciso di incontrarci di nuovo e di nuovo innamorarci, ma stavolta un po' meglio e un po' più a lungo di prima. Abbiamo deciso di incontrarci per caso in un locale della Milano Bene. Un po' come questo. Io la guarderei e le direi, signorina, che belle scarpe che ha. La ringrazio per questo apprezzamento. E che belle gambe. Lisce e sottili. Mi amerebbe per le mie gambe? Sì, l'amerei per le sue gambe. Solo per le mie gambe? No, inizierei dalle sue gambe e poi a salire fino al cervello. Arrivando da quelle parti resterebbe un po' deluso. Ma se avesse la pazienza di proseguire, incontrerebbe i miei capelli, sa? Che sono biondi. Biondo come l'oro, guardi. Che bei capelli, signorina, sono bellissimi. Avrà la gentilezza di trasmettere i suoi capelli e le sue gambe ai nostri bambini? La smetta. Ho l'incubo. Che i miei figli mi portino via le gambe, gli occhi o anche il carattere. Io voglio restare integra e non avere bambini che pretendano da me pezzettini di me. Allora, non parliamo di bambini. Di cosa parliamo? Che vuoi fare con me? Vorrei fare l'amore. Questo l'ho capito. Vorrei portarti a cena, bere vino
E tu a un certo punto, un po' così, un po' svagata, mi dici: ah, mi fanno male i piedi, portami di nuovo ancora con te a cena. Se io venissi a cena con te e mi facessero male i piedi, mi deprimerei. Lo so, lo so. Quindi cosa vorresti? Tu vorresti che io non mi deprimessi? No, no. Vorrei portarti a cena, bere vino, avere male piedi e deprimermi anch'io moltissimo insieme a te. Non è possibile. Rinizieremmo da capo. Dobbiamo lasciarci. O curarci. Vuoi sapere una cosa, amore? Vaffanculo. Luciano e Francesco! Signori, ce la faranno Luciano e Francesco? Sì, sì, ragazzi, ce la farete, fantastico. Siete convinti? No. No, ok, perfetto. Andranno avanti alla grande. Un applauso per Luciano e Francesco.